Il Lecce riparte dopo la delusione per la mancata promozione in Serie B. Grandi manovre della società per individuare innanzitutto un allenatore. Antonio Gnoni. Sarà ancora la famiglia Tesoro a guidare il Lecce nella prossima stagione. Lo dice chiaramente il presidente Savino alla prima conferenza stampa dopo la mancata promozione. Noi andremo avanti, non scappiamo. Quindi chi ha puntato sulla nostra fuga ha perso. Di certo ci sarà un ridimensionamento rispetto ad una stagione che è stata particolarmente onerosa. Dai 10 ai 12 ai 13 milioni, impegno finanziario. Dal punto di vista tecnico, solo quattro i calciatori confermati: Bogliasino, Memushai, Falco e Martinez. Già risolti consensualmente i contratti di Jeddah e Tomi, ed altri, molti altri, sperano i Tesoro, nelle prossime ore dovrebbero andare via. Quanto al tecnico, sarà una scelta tra una rosa di quattro. La cerchia era Gautieri, Moriero, Dionigi e Giannini. In ogni caso, il prossimo Lecce sarà una compagine meno blasonata, ma almeno nelle intenzioni, più adatta al campionato di Lega Pro. Cercheremo, ho detto, di fare una squadra, di allestire una squadra competitiva, di categoria più che altro. Competitiva non più, ho detto, con i grandi nomi, con la grande tecnica.